Ciao! E allora, oggi ci sentiamo un po' zingari e abbiamo deciso di fare una zingarata. Però, prima di fare la zingarata, si mangia! Facciamo la pasta. Alla bolognese, con ragù. Vado a mettere le scarpe nel frattempo. Ok. Lui se ne va. E io vi ricordo, prima ancora di entrare nel vivo del nostro video, di iscrivervi al canale, mettere un like al video, commentate, condividete. Come se non ci fosse un domani! Pasta cotta, ho fatto i maccheroni con ragù. Buon appetito! Si mangia. Oggi vi abbiamo portato a fare una passeggiata a Seaton Park, un parco pubblico che si trova nella Old Aberdeen, la città vecchia. Bimbo. Proprio nell'area giochi abbiamo trovato un pezzo storico, Mr. Term, una locomotiva risalente al 1947, costruita da Andrew Barclay e che operava per l'Aberdeen Gas Works. Nel 1974 fu posizionata nel parco giochi e resa attrazione anche per i più piccoli. Seaton Park è uno dei parchi più grandi della città, ma prima di essere pubblico è appartenuto alla famiglia Hay e fino al 1963 era il parco della Seaton House. Il maggiore Malcolm Vivian Hay, storico della storia cattolica ed ebraica, vendette la proprietà alla città nel 1947, indovinate perché? A causa dell'imposta di successione troppo alta. Il contenuto della casa fu venduto nel 1959 e nel 1963 fu demolita completamente, poiché è oramai irrecuperabile dopo un incendio. Oggi rimane solamente la fontana. Se devi fare la cacca, mi raccomando, nel cestino. Pieno di bici per gli studenti. Pronto uso. Sta cominciando a fare buio. Fa freddo. Un po' freddino, sì. Io mi mastico la caramella come Maria De Filippi. Ciao cane Birillo. Cane Birillo. Ciao. Nice to meet you. Now she'll look in your pocket for biscuits. Do you have biscuits? No, but she'll look anyway. Next hello, time. See you. Are you going to take pictures? No, we have a YouTube channel. A what? YouTube channel. Oh, YouTube. YouTube channel. Yeah. This is it's a good day for us. Yeah, making some films. Do you live here? Yeah, just up near the cathedral. Oh. Near the cathedral. Yeah, it's lovely. We come here twice a day, so we see the changing, the seasons changing. You can go up all the way up this path up the top, and you get a view down. You can see down. Yeah. That's good. And you see the otters and the ducks and herons and wildlife. It's a nice park, I like it. Yeah, yeah, I like. Most beautiful. It's just coming into spring. This is the best time. It's nice. You hear, might hear woodpecker. You know, a woodpecker, a bird.
Yeah. I picchi. They come this time of year, there's maybe 10, 12 around the park. Oh. That means spring is coming. So we have to come again. Well, you might hear if you listen. They're very difficult to see, but you can hear. You maybe get it on the... Yeah, I try to find this. You'll hear them first. Okay. Nice to meet you, mate. Enjoy the park. Thank you so much. Yeah. Bye. Bye. Una personcina veramente amichevole e simpatica che si è fermato con noi a parlare. Ci ha spiegato che questo parco nel periodo della primavera, cioè praticamente ora, ci sono i picchi, che sì, sono difficili da sentire. Dice che ce ne sono 10 o 12 in tutto il parco, però si possono sentire perché picchiano negli alberi. Lo senti? No. Ho sentito picchiettare come diceva lui. Ora non più. Tra i tanti percorsi che attraversano il parco, abbiamo deciso di fare quello che costeggia il fiume Don sul lato destro e che ci condurrà al lato est del parco. Un po' difficile questo percorso, c'è troppo fango per terra. Porca paletta. Diventa complicato qua. Ai. Come va? Devo cercare di fare meno peso possibile, se no lascio le scarpe qui. Ok. Momento brutto superato. Brutto. No, non l'hai superato. Vai, vai, che io ti riprendo mentre cade. Non cado. Tutto più posso rimanere senza scarpe. Per dindi di Dina, da dove cazzo la passo ora? Aspetta. Ce l'ho fatta con nonchalance. Con non poche difficoltà, causa fango, raggiungiamo il cancello. Usciamo dal parco e veniamo proiettati in un paesaggio fatato e senza tempo. Siamo nella zona chiamata Cottown di Bagoi, una fila di cottage a schiera dove abitavano gli operai dell'industria alla fine del XVIII secolo. Abbiamo l'impressione di trovarci dentro la favola di Hansel e Gretel, con le casette di cioccolato, solo che queste sono interamente costruite con granito grigio e sabbia. Sono molto curate e tutte adornate di fiori e di piante. Proprio sembrano le case delle fiabe. Ecco, sì. Sono le case delle fiabe. In pietra, ti ricordi come si chiama questa pietra? Granito, è granito grigio, che è proprio quello caratteristico di Aberdeen, per cui hanno soprannominato Aberdeen come la città d'argento. Oramai catapultati in un'altra epoca, tra il silenzio e i suoni della natura, ci ritroviamo davanti al ponte di Bolgauni, il ponte medievale più antico della Scozia, immerso anch'esso nella riserva naturale locale di Dunmouth. Non è visibile dalle strade ed è una vera sorpresa per chi va alla scoperta della Old Aberdeen. Sono presenti ancora i lampioni in stile vittoriano ed è visibile anche una targa con la data in cui fu costruito, nel 1320. L'arco del ponte è in stile gotico, poiché nel 1605 fu quasi totalmente ricostruito. Questo ponte è così affascinante che ha ispirato anche Lord Byron,
che lo menziona nel suo poema Don Juan. Un'altra curiosità è il Black Neck, ossia l'angolo nero, una profonda pozza d'acqua proprio sotto il ponte, che per secoli ha attirato la gente del posto che si tuffava dal ponte nelle acque nere, pratica pericolosa ad oggi, sconsigliata anche da un cartello che avverte su repentini cambi di profondità del fiume. Inizia a fare buio e la nostra passeggiata indietro nel tempo volge al termine, ma non prima di avere fatto un'ultima riflessione su questo scorcio tutto unico di Aberdeen. Riflettiamo su quanti carri e cavalli hanno sferragliato sui ciottoli di quel ponte e di quelle vie tra i cottage, quanti soldati hanno marciato lì in questi 500 anni. Quante stagioni ha vissuto questo ponte, affacciato quasi sul mare, immerso in una natura quasi surreale. Ci sentiamo più ricchi dentro e con la consapevolezza che, ancora una volta, è possibile trovare scorci di mondo dove natura ed essere umano vivono in un equilibrio perfetto e senza tempo.